cross in mezzo, la palla poi finisce rigore. Sul fondo, rigore, rigore, c'è stato un fallo secondo l'arbitro di Panucci ai danni di Niculae. I due sono venuti a contatto, c'è molta sorpresa sul volto degli azzurri, ma l'arbitro ha indicato il dischetto degli 11 metri. C'era stato un cross, ripetiamo, nell'area di rigore della posizione rumena. Panucci era andato a prendere l'avversario, aveva cercato di anticiparlo. A nostro giudizio il fallo non c'è stato. Non esiste proprio. Non c'è stato assolutamente. Panucci alle spalle dell'avversario ha cercato di anticiparlo, forse lo avrà cinturato sulla spalla, ma non l'ha trattenuto. È stato un contatto di quelli come tanti se ne vedono sui campi di gioco. Un rigore francamente molto discutibile, però c'è. E naturalmente Mutu adesso ha la possibilità di riportare in vantaggio la Romania quando abbiamo raggiunto il 35esimo. Davvero incredibile esito della partita. E adesso Gianluigi Buffon naturalmente ha sulle sue spalle la grande responsabilità di negare il gol a Mutu, che parte in questo istante. Il tiro, la parata, la parata, la parata di Gianluigi Buffon, negato il calcio di rigore ad Adrian Mutu. Non cambia il punteggio, 1-1 tra Italia e Romania, incredibile. Ora, se c'è una partita che l'Italia non merita di perdere, questa. L'arbitro ci ha annullato un gol, ha dato un calcio di rigore inesistente. Vediamo dove possiamo arrivare al 90esimo per portare a casa sta benedetta partita.